Allora bisogna dirgli al giornalista che non parte per questo. Va bene? Non c'è l'autore che deve fare l'opera, certo che c'è. Una e lì guarda, quello piccolo. Ah, ecco, l'ho visto bene. Se mi fa, siccome il regalo di Natale che devo fare. Vai veloce perché se no comincia. Scusate, ci sediamo, grazie. Sì, sì, sì. Buonasera, a nome di Biblioteca Sala Borsa ringraziamo Biper, Coop Alleanza 3.0 e Libreria Coop per aver contribuito alla realizzazione della rassegna Le Voci dei Libri, a cura di Romano Montroni. E diamo il benvenuto a Alberto Bortolotti, Cesare Mattei, Roberto Mugavero e Dan Peterson. Grazie. A voi. Bene, buonasera a tutti e benvenuti qui in Sala Borsa. È un posto bellissimo che evoca un sacco di ricordi per i bolognesi e un sacco di ricordi per gli appassionati di basket, soprattutto. Il primo applauso va a Dan Peterson per essere qua con noi. Le altre persone assieme a me che sono su questo tavolo sono l'editore del libro Roberto Mugavero, Minerva, e il presidente della Casa Madre, Società Educazione Fisica Virtus Sente Morale, Cesare Mattei. Ci sono un sacco di persone che vogliamo e dobbiamo salutare e aspettiamo l'assessore allo sport Roberta Ricalzi per il suo indirizzo di saluto che non mancherà e che verrà fatto in corso d'opera. Nel frattempo, se la regia alle mie spalle è pronta, può mandare il contributo che ci arriva dall'amministratore delegato e presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Mi dispiace non essere con voi a Bologna, ma come sapete meglio di me, lo sport oggi è più vivo che mai in tutta Italia, grazie anche agli impegni presi su tutto il territorio nazionale da Sport e Salute. La cosa che più mi preme riconoscere alla bontà della vostra iniziativa è quel senso di cultura diffuso che anima il progetto. Legare la figura di Dan Peterson e quella della Virtus significa porre in essere una riflessione sul senso dello sport, sul valore dello sport, sul significato che questo assume nella vita di tutti i giorni, testimonianza, rispetto, insegnamento. E sono parole che si addicono ad una leggenda vivente che tutti noi abbiamo conosciuto anche sul campo, che ha scelto anche l'Italia per affermare gli aspetti educativi della pratica sportiva, ne è stato testimone e promotore. Lo sport che fa memoria, memoria collettiva, memoria per educare, memoria per crescere, questo è un aspetto del vivere il nostro mondo sportivo al quale
tutti siamo molto legati, e quando un evento sportivo si lega alla storia, allora l'eco che provoca ha effetti straordinari e un moltiplicatore di emozioni e appunto di ricordi, generando automaticamente cultura. Non dimenticare il nostro passato è fondamentale non solo per le nuove generazioni, ma anche per affermare messaggi positivi e valori irrinunciabili che grazie alla rete dello sport possono arrivare ovunque e in breve tempo. La Virtus è tutto questo, voi lo sapete quanto io sia legato a voi, contribuisce ogni giorno sul campo con il suo movimento che coinvolge migliaia di appassionati, ed è anche per questo che Sport e Salute l'ha scelta come prima e unica società legend d'Italia per la sua capacità di diffondere quel messaggio universale che solo lo sport riesce a trasmettere. E con questo libro, di cui io sono onorato di aver scritto la prefazione, è tutto nero su bianco, tutto vero, con la V ovviamente maiuscola. Lunga vita allo sport e tanti sinceri e affettuosi auguri di buon Natale e per un 2023 ricco di soddisfazioni e di successi. A prestissimo. Grazie Presidente. Allora, intanto chiedo una cortesia a Guido Mugavero, se è ancora in sala, di darci una copia del libro a testa, perché Roberto ce l'ha, se ce ne hai una anche per noi, grazie Guido. È semplicemente per, diciamo, avere in mano l'oggetto del desiderio di oggi. Ci aspettavamo, i primi sono indirizzi di saluto, poi tocco ovviamente a Dan. E avremo anche un finale dedicato a degli amici di un'associazione. Ricordo che alla fine Dan Peterson è disponibile a fare il firmacopie, che in parte ha già fatto. Dicevo a Cesare Mattei, al mio presidente di Casa Madre Virtus, avendo personalmente il privilegio di dirigere la collana che si chiama, con una citazione civolaniana, In alto stat virtus, occorrebbe aggiungere no, in altissimo, che fu la frase esatta che disse Gianfranco Civolani in televisione. Dicevo a Cesare che ci aspettavamo un parterre gremito e importante, poi tutti quelli che sarà possibile salutare li saluteremo anche per nome, ma sinceramente così, in un posto così bello, forse non me l'aspettavo nemmeno io. Intanto grazie a Dan, ci onora e ci fa immensamente piacere riaverlo qui. Questa cornice poi è unica. Credo che ci sia bisogno di raccontare chi ha giocato qui in tempi molto lontani ormai rispetto ad oggi, ma così rievoca ancora delle sensazioni, quasi dei brividi. Grazie a Dan, grazie a voi, siete in tanti, ma non avevo dubbi, anche perché il ritorno di Dan a Bologna dà una certa magia. Se non me lo chiede Alberto, ve lo dico io subito. Io nel 76 avevo 13 anni, mi ricordo molto bene quello scudetto, perché è stato lo scudetto, come i virtusini sanno, dei 20 anni, dopo 20 anni, e tra l'altro fu un anno molto particolare, anche perché fu l'anno delle Olimpiadi di Montreal. Io personalmente ho vissuto quelle Olimpiadi da ragazzino e ricordo anche una partita un po' particolare, poi se dopo c'è modo di parlare vi racconto la mia esperienza. Fu un'Italia Jugoslavia dove perdemmo di un punto con Giancarlo Primo, che era allenatore di quella squadra, e Dino Meneghin, che poi qualche anno dopo Dan allenò. Grazie a tutti, grazie all'editore, a Roberto Mugavero, ha creduto in questo progetto, è il secondo di una collana di cui vi parlava Alberto, e il secondo, devo dire, che non poteva che essere a un personaggio, una pietra veramente miliare della Virtus. E ricordo anche che lo scorso anno, ma dopo lo vedrete, siamo usciti con un libro dei 150 anni, perché la Virtus lo scorso anno, la SEF Virtus, la casa madre, ha fatto 150 anni di storia, quindi quest'anno chiude il 151esimo. Grazie Alberto e grazie a voi. Grazie Cesare. Volevo segnalare a Roberto Mugavero, che è arrivato assolutamente puntuale, ma forse si è perso una visita importante, che un quarto d'ora fa è comparso in sala per salutare Dan,
e poi credo per andare a casa, un signore che su questo terreno ha giocato, che su questo terreno ha vinto scudetti, che si chiama Achille Canna, che voglio salutare con un applauso anche se non c'è più in sala, e che è venuto apposta a salutare Danny in questa occasione e di cui l'editore Mugavero si è già occupato. Roberto, a te. Io, la mia vita è costellata di più o meno impegni, poi figurati in questo periodo, quindi insomma sono arrivato, come si direbbe in termine calcistico, in zona Cesarini, ma sono qua soprattutto perché insomma il parterre, tutti voi che siete in tanti qui, ci fa veramente un grande onore, ed è veramente, state facendo un regalo enorme non solo al sottoscritto, non solo alla Virtu, non solo all'amico Alberto Bortolotti, ma soprattutto a un grande coach della pallacanestro internazionale che è Dan Peterson. Sono onoratissimo di aver fatto questo volume che è qua, che è nato in una chiacchierata, perché chi è amico di Dan sa che lui tutti i giorni praticamente ci sveglia con delle storie di pallacanestro. E allora gli ho detto: Dan, ma perché non racconti i tuoi 50 personaggi del mondo della Virtus, dei tuoi anni della Virtus? Ha detto immediatamente sì. Il libro è nato in un batter d'occhio. Quando è nato, e quando nascono i libri felici, nascono come correre in discesa. Ecco, questo è stato come correre in discesa, è stato molto facile. Sono certo, anzi certissimo, che piacerà ai bolognesi, ovviamente moltissimo ai tifosi della Vunera, e io ovviamente da editore e anche tifoso della Vunera ne sono veramente felice. Ma lascio la parola al vero protagonista, che è qua alla mia sinistra. Grazie tanto. E adesso gliela diamo subito, perché vogliamo ricordare semplicemente la premessa. L'avvocato Parelli cerca un allenatore negli States, gli viene proposto un nome, il nome a un certo punto non è più disponibile, e raggiunge un signore che allenava in Cile, un signore nato, diciamo, nella zona di Chicago, e che da quel punto diventa italiano e, mi permetto di dire, anche un po' virtusino. Quel signore è qui con noi e si chiama Dan Peterson. Adesso la storia ve la racconta lui. Prego, Dan. Amici sportivi e non sportivi, buonasera a tutti. Se non dico questo, Roberto non mi dà 25.000 lire, euro, ok? Quindi questo è un obbligo. Sono qui per il libro che è stato veramente nato con Alberto, con Roberto, da un'idea dei miei blog che mando ogni giorno, ma sono venuto questa sera, ho scritto il libro per questo motivo. Sono quasi 50 pagine, diciamo, lettere di amore e note di ringraziamento a tutti quelli che mi hanno dato una mano nei miei 5 anni come coach della Virtus, dal 73 al 78. Dino Costa è qui in prima fila, classe 32, capo di tutti gli allenatori d'Italia. È stata la prima persona che ho conosciuto in Italia allenate le famose parole di lui: come with me, vieni con me, ok? Quindi mi ha riconosciuto all'aeroporto e mi ha portato a Bologna con Achille Canna, che guidava la macchina, che adesso non è andata a casa. Adesso io sono dagli Stati Uniti, dove ci sono i limiti di velocità, ok? Ai tempi in Italia non esistevano. Renato Achille andava a 220 all'ora, ero veramente con le... non avevo sangue nella faccia più alla fine, ok? Quindi sono arrivato a Bologna molto, molto in fretta. Poi due giocatori che per me, Loris Spinelli e Renato Albonico, che sono qui, sono, se ho avuto successo da Virtus, è nato con loro due, perché loro sono stati i primi due a credere nel lavoro che facevamo in allenamento, un lavoro diverso, un lavoro durissimo,
e potevano dire chi è questo che viene dall'Illinois, dal Cile, eccetera. No, hanno creduto sin dal primo momento ogni esercizio, e i giovani che c'erano, Marco Bonamico, Piero Valenti, Stefano Ranuzzi, Natale, Franco Natale, anche Stefano Canna, tanto per dire, sono andati proprio in fila indiana credendo, perché loro lavoravano così, non duramente, durissimamente. Abbiamo perso Piero Gergati all'inizio per una distorsione di caviglia. I leader della squadra sono stati loro due, quindi sono anche venuto specificamente per ringraziare voi due per quello che avete fatto per me, per la Virtus, per la squadra e anche la città di Bologna. Ho tanti amici che sono stati qui, vedo anche alcuni qui, Alberto che adesso è vice allenatore, Sergio Scariolo che sta facendo un capolavoro adesso con la Virtus Bologna, Albertone, piacere vederti, persone della Lega, Maurizio, Robert. Robert, non ti ho messo dentro il libro, ok? Meno uno per me, mi dispiace, ok? Quindi ho messo Luigi Vespignani, ok? Ti ha preceduto Vespignani, ma ti voglio un mondo di bene lo stesso, ok? Stefano Dallara, altre persone che vedo. Dan, questa sera. Mi consenti un rapidissimo... Vai. Fuori programma, ma dentro programma. Vieni qua. Siamo diventati con Dan, mi permetto di dire... veramente amici in questa vicenda, ma ci sono due donne che voglio salutare, due signore. Una si chiama Laura Verga ed è la persona che sopporta Dan da un bel po' di anni, 38 anni. Un applauso, Laura, se lo merita. Assolutamente. E la seconda, l'assessore allo sport che ci vuole salutare, è Roberta Licalzi, Sport e Bilancio, eccola qua, che era in una riunione. E le diamo un attimo il microfono, poi riparte assolutamente Dan, a cui volevo segnalare, tanto un abbraccio fra i due. Prendi il microfono, Robby. Solo segnalare a Dan e alla Robby che lì in piedi c'è un signore che nel primo scudetto ha avuto un merito non piccolo prendendo quegli sfondamenti, si chiama Marco Bonamico. Eccolo, Robby, tuo. Vai. Che dire, intanto un piacere conoscerla personalmente. Io da sportiva, tifosa, amante dello sport non avevo ancora avuto questo piacere, questo onore, e quindi è davvero emozionante essere qui in questa settimana che per tutti i comuni è importante perché dobbiamo approvare il bilancio. Io però, avendo anche la delega allo sport, dico soprattutto perché sono una sportiva a cui tengo particolarmente, ci tengo ad essere ovunque e non potevo non essere qui. Rimarrò per ascoltare ancora le parole di questo grandissimo maestro. Grazie per tutto quello che ha dato a questa città. Sono certa, ha già cominciato a dirlo e glielo ho sentito dire tante volte, che questa città ha dato anche a lui tanto. Questa è Bologna, e è magica, è lo sport, è magico. Io da sportiva sono davvero contenta di essere qui, do il benvenuto a tutte e tutti voi, e questo è un luogo speciale. Oggi siamo qui numerosissimi per ascoltare Dan Peterson e i suoi racconti, per rivivere quelle emozioni. Continueremo a viverli in questa città perché tra qualche giorno qui faremo una bella festa di sport, e quindi anche i luoghi che sono simbolici ma spesso importanti ci continuano a regalare emozioni, così come ce le regala il Paladozza e molti altri centri sportivi di questa nostra città. Grazie a Virtus, grazie a tutte e tutti voi per essere qui, in bocca al lupo, e grazie per tutto quello che ci ha regalato e per le emozioni che ci ha fatto vivere. Grazie a te, Robby. Le do subito la parola a Dan, a cui voglio chiedere se si ricorda la prima telefonata ricevuta per dire le interesserebbe venire alla Virtus. In quel momento dove eri, cosa stavi facendo? Ma prima lasciami salutare Marco Buonamico, come certo. Marco ancora non ti avevo visto, Marco, ok, prima, ok, e quindi mi ricordo come ieri la partita a Varese, poi rispondo alla domanda. A Varese, che Gigi Serafini ha fatto il quinto fallo, mancavano 18 minuti, partita scudetta a Varese. Cosa facciamo? Marco Bonamico va dentro, subisce tre sfondamenti da Bob Morse, rovescia la partita. Terry Driscoll va a marcare
Dino Meneghin e riesce a pareggiare i conti, e il canestro che veramente spezzato la schiena Varese, buon amico, scappa in contropiedi, Terry Driscoll, rimbalzo, passaggio baseball tutto capo a Varese, a Masnago in casa loro, Marco prende la palla, appoggia, non si sono più alzati. Poi sono dimenticato di Renato, ha fatto 17 punti nella finale di Coppa Italia nel 74, e Loris Benelli nella stessa partita per il titolo di Coppa Italia, Loris Benelli era 40-40 all'intervallo contro Udine, ok? Beppe Lamberti, ex allenatore di Fortitudo, l'Inera, Udine, eccetera, tutti gasati, e sembrava una partita che andava verso il supplementare. Va dentro Loris Benelli, 6-0, firmato Loris Benelli, poi ha vinto un'altra partita con Reggio Emilia, due tiri liberi dopo lo scadere di tempo. Cosa facevo? Quindi grazie ancora. Cosa facevo? Ma guarda, ero prima per il Cile, sì. Sono andato a St. Louis, sì. Per organizzare il secondo giro di 40 partite negli Stati Uniti. E lì ho visto uno che conoscevo già, Chuck Daly, il mitico. Lui era vice allenatore di Duke, quando io ero vice allenatore a Michigan State. Ci siamo conosciuti nei viaggi facendo reclutamento, quindi ci siamo rimasti in contatto. Anzi, avevo firmato lui che andava a Pennsylvania, dove Raleigh Massimino, quello che aveva firmato per la Virtus, era vice allenatore. Cioè, quindi conoscevo Chuck Daly, e Chuck mi dice: Dan, ti interesserebbe allenare, non ha detto l'Italia, non ha detto Bologna, in Europa. Allora, in Cile nel 73, per chi non ricorda, stava arrivando la rivoluzione, e potrei scrivere un libro, anzi ho scritto un libro su questo, che attraversare avenida Bernardo O'Higgins per andare alla palestra per fare allenamento era un rischio di vita ogni giorno, quindi un'esperienza incredibile. Quindi la rivoluzione stava arrivando, allora ecco, almeno ero felicissimo nel Cile, non avevo intenzione di andare via, però Chuck Daly dice: ok, parla con Jack Rohan. Jack Rohan allenava Columbia nella Ivy League con Pennsylvania. Allora bisogna, qui devo descrivere i New Yorkesi. I New Yorkesi non hanno tempo per niente, ok? Noi siamo di Chicago, se vuoi parlare con noi abbiamo anche 5 minuti. Loro 5 secondi, è finito tutto con i New Yorkesi, ok? Ho detto, Jack, Chuck Daly mi ha detto di parlare con te, la possibilità di allenare in Europa. Manda il tuo curriculum a Richard Keener, finito il discorso. Richard Keener era l'avvocato agente di John Fultz, ok? Che sapevo anche contattare Keener, ok? Finita la conversazione, dico, ma neanche 5 secondi, allora vado, mando il mio curriculum all'avvocato Keener. Non ho parlato con qualcuno di Bologna. Dopo un po' di tempo, Keener mi fa un telegramma in Cile: in questo momento non c'è niente. Poi un mese, due mesi, Massimino firma per Villanova, mi manda altro telegramma: può essere a Bologna fra 2 giorni. I newyorkesi, anche lui newyorkesi, ok? Quindi faccio il telegramma a lui: no, 4 giorni. Quindi 4 giorni dopo ero a Bologna a parlare, visto la squadra allenare, parlato con l'avvocato Purali, ho visto l'impianto, il mitico palazzo, voi chiamate Paladozza, Piazza Azzurrita, per me sarà sempre Palazzo dello Sport, ok? Quindi che ho amato dal primo momento. Poi abbiamo fatto l'allenamento, cioè, Vittorio Ferracini era qui per un attimo, non so se Toio c'è. È là. Qui, dove è Toio? Eccolo, là. Ferraccio, ok. Allora, Porali mi fa vedere un allenamento con la squadra. Io allenavo il Cile. Voglio descrivere il quintetto base del Cile. Poi abbiamo battuto Uruguay 4 volte, abbiamo fatto morire sia Brasile che Argentina. Però, squadra piccola, la squadra nazionale. Cile, più piccola del mondo, pivot, 1,95 m, cioè niente, alla grande, 1,88 m, Renato, alla grande,
saresti stata l'ala grande per me, ok? Coach, small coach, small team. Small coach, little guy, big, small team. Devi dare Manuel Torres, il pivot, 1,95 m. Francisco Pando, 1,88 m alla grande. 1,80 m alla piccola, 1,80 m. Edgardo Arismendi, miglior giocatore. 1,78 m, Manuel Herrera. 1,76 m, Lorenzo Pardo. Io non ero alto come Lorenzo, però quasi, ok? Quindi la squadra più piccola del mondo. Vedo l'allenamento, Gigi Serafini, 2,10 m. Gianni Bertolotti, 2,01 m. Non so, Marco, tu c'eri quel giorno per l'allenamento? Marco Buonamico, 2,01 m, ok? Ferracini, 2,05 m. Benelli, c'è. Io dico, qui io devo firmare, perché con gente alta così posso anche vincere forse qualche partita, ok? Perché giocare con Uruguay, che è German Haller, 2,05 m, Argentina, Jorge Becerra, 2,05 m, no grazie, ok? Quindi quello che abbiamo vinto abbiamo rubato, quindi è stato così, senza... E poi ho visto Porelli, con... allora, devo raccontare... È vero che Porelli ti ha messo in mano fisicamente il librone dei sì. cent'anni della Virtus, ah, hai detto studia! Sì, no, non solamente il librone, che io avevo solamente una valigia a mano per tornare a Santiago, perché dovevo finire, ok? Il libro pesava, non esagero, 10 kg? Sì, sì. 10 kg, ok? Era così. E anche tre copie di Giganti del Basket, ok? Che questa è l'edizione nuova, eh? Questa non è niente, Presidente, mi dispiace portare questa notizia, ma questa è un tascabile a confronto di quello che mi ha dato Porelli, ok? Quindi, cosa deve studiare? E poi Porelli diceva, Virtus nato nel 1870, 100 anni, mi ha fatto una testa così, Porelli, ok? Quindi indescrivibile di queste cose qui. Però amore a prima vista, la squadra, l'attitudine dei ragazzi, anche John Fultz ha giocato, perché John è sempre qui a Bologna, quindi tutto è stato positivo. Sì, è calato al microfono, adesso ti passo questo. Volevo solo ricordare una cosa che tu hai detto ieri e che è uscita stamattina, una bella intervista che ti ha fatto Walter Fuochi, e ne approfittavo anche per ringraziare tutti i colleghi giornalisti che sono qua, cominciando appunto da Walter ma con gli altri. Tu hai detto che avresti voluto avere un telefonino in mano all'epoca, e non esistevano i telefonini, per fotografare ogni angolo di Bologna. Era una cosa, l'architettura di Bologna, tutti i vicoli, cioè, la piazza delle Sette Chiese, cioè, è un album, è un documentario per National Geographic per me, a Bologna come città. Quindi, volevo... Allora, devo raccontare questo qui. Vai. Allora, Porelli e io per un motivo, nessuno andava d'accordo con Porelli, ok? Per un motivo che non riesco a spiegare, noi due ci siamo capiti dal primo istante, c'era un'intesa fra di noi. Inspiegabile, ok? Perché le sgridate che ho preso da Porelli sono anche legge. Ho tempo di raccontare? Assolutamente, però scusa, posso? Dan, scusa, te lo faccio raccontare subito. C'è un signore là che forse vuole venire qua a salutarti. Si chiama Sergio Scaglioli. Sergio! Don Sergio! Grazie Sergio! Sergio! Io non... Ecco, solo salutare perché c'ho la mia famiglia lì e ho chiesto un permesso di 10 minuti con lì via Clavature, attaccando il mio portafogli, però c'ho qua i figli, la mamma, la suocera, quindi... Laura. Okay. Notare. Tutto bianco nero, perfetto, lei, perfettissimo. Lui va di 50-50, lei no. Quindi non voglio rubare un minuto di protagonismo, leggerò il libro, leggo tutte le mattine almeno un paio di mail del coach, tutte interessantissime, e sono felice che fra poco festeggeremo un altro compleanno, tra breve, di quelli... Io prima. 9 gennaio, per poco ci faremo di nuovo. Ok, assolutamente.
abbraccio a tutti e continuiamo così. Ciao Sergio. Sergio. Grazie mille a Sergio Scariolo, un vero grande. Allora, alcuni che hanno conosciuto l'avvocato Purani, questa storia è vera. Allora, 76 vinciamo lo scudetto a Varese, con la partita a Varese, no? Allora, il nostro dirigente era l'avvocato Purani e Giancarlo Ugolini, che è cognato di Achille Cano, ok? Quindi, e loro erano due uomini, dice, noi siamo uomini veri, gli uomini veri non piangono mai, noi uomini che piangono, ma no, non sono veri. Per 3 anni mi hanno fatto questo discorso, ma un vero uomo non piange, ok, andiamo avanti con questo qui. Allora, andiamo a Varese, vinciamo la partita che vale lo scudetto, ok. Allora, faccio retroscena. Quando ho firmato il primo contratto con la Virtus, alla fine del 73, c'era premio, i premi per la partita, 50.000 lire per una vittoria in casa, 100.000 per una vittoria fuori. L'avvocato ha sbagliato, sta dicendo che è due volte più difficile vincere il trasferto in casa, mentalità perdente. Ah, detto, io non voglio questo, io voglio premi per come finiamo il campionato. $2.500 quarto posto, $5.000 per terzo posto, $7.500 per secondo posto, $10.000 per lo scudetto. E però le testuali parole, ok? Dice, Peterson, lei è pazzo, ok? Lei non vincerà mai lo scudetto se non c'è un incidente aereo con a bordo Forst Cantù, Ignis Varese e Simmental Milano, ok? Quindi mai una cosa, però lo voglio così. Poi mi ha fatto quinto posto, non ho preso nessun premio, ok? Però mi ha dato premio per quarto posto per la Coppa Italia. Però abbiamo parlato di questo, $2.500, ok, va bene. L'anno successivo facciamo terzo posto. L'avvocato, $5.000, ok? E che era una cifra. Allora andiamo a Varese e vinciamo lo scudetto. Torno al discorso che lui e Ugolini si vantavano di non piangere mai, ok? E vinciamo lo scudetto, finisce la partita, il palazzo si svuota, i giocatori si cambiano, lo spogliatoio. Allora io tranquillamente sono fuori dallo spogliatoio, sto camminando per il campo, non sto piangendo, sto aspettando il pullman. Purani e Ugolini, storia vera, arrivano abbracciati così, già piangendo come due bambini. Okay. Giancarlo, abbiamo vinto lo scudetto, Gigi, lo so, una scena da cinema, ok? Purani mi vede che sta piangendo con un bambino, come un vitello, sta piangendo, posso dire americano di merda qui in certo, borsa? Okay. Si può dire. E Purani mi dice, tu, americano di merda, non ti interessa niente della Virtus, non ti interessa dello scudetto, ti interessa solamente i $10.000, sei licenziato. Abbiamo vinto mezz'ora fa abbiamo vinto il scudetto, sì. Ok, sostanzialmente dovevamo vincere un'altra partita ancora, non male. Però dopo questo lo scudetto era nostro, ok, ero licenziato. Però io conoscevo Purani, ok, come voi dite in Italia, I know my chickens, ok? Conosco i miei polli, ok? Quindi non dico niente, vado via, pure lì ancora super arrabbiato Giancarlo. Sono licenziato, non sono più allenatore della Virtus, ok? Passano altri 15-20 minuti. Allora, generalmente quando parlavo con lui lo chiamavo Purani o Gigi, ok? Questa volta dico, avvocato, posso almeno tornare a Bologna in pullman con voi? Stai zitto, tu mi hai rotto, vera? E non dico cosa ho rotto, ok? Quindi non fare il fenomeno con me, poi sai benissimo che puoi entrare. Allora scendiamo a Bologna, avvocato, domani l'allenamento? Sì, benissimo. Era ripreso Renato, è durato 3 ore il mio licenziamento, ok? Quindi tutto lì.
Quindi questa era la vita con Porelli, ok? Quindi hai tratteggiato la figura dell'avvocato eccezionalmente, tanto che verrebbe anche quasi voglia di farci un libro, no, solo. Lasciami dire un altro, ok? Certo, no, ma vai tranquillo. Primo anno, dico una cosa alla stampa, non c'era Rovere ancora, forse Fuochi non c'era ancora, quindi non siete rispondenti, forse era Vespignani, ok? E dicono una cosa che non dovevo dire, una stupidata, ok? E viene scritto, come ho detto, cioè proprio una stupidata, non dovevo dire, colpa mia, alla milionesima potenza. Allora, Porelli, avvocato, arrivo in sede, io sono lì alla scriveria e lui ha il giornale in mano, Stadio, Resto di Carlino, non mi ricordo. E lui dice, coach, tu hai detto questo? Allora lo leggo e dico, sì, perché? Dice, tu non puoi dire questo. E dico, perché? Lo dice Rubini? E coach, ti do una notizia, tu non sei Rubini, ok? Quindi mi ha ridimensionato su, e un'altra volta ha detto l'altra stupidata, per Rubini era così, ok? Il leggendario principe e il padrino, the godfather. Allora, un'altra volta dico un'altra cosa stupida che non dovevo dire, e fuori disse, coach, hai perso un'occasione per star zitto, ok? Quindi ogni giorno con l'avvocato era veramente... Questo libro che scriveremo... Presto, Roberto, the next. No, volevo dire una cosa che mi ha insegnato Dan e me lo ha ricordato anche poco fa. Ed era l'atteggiamento, come posso dire, di sportività verso l'avversario e di lancio della carriera di una persona. Perché fu l'avvocato a dire, Dan, adesso è il momento per andare a Milano, quello è il tuo posto, e vacci, dimmi se sbaglio, ma fu anche l'avvocato a dirti non rompermi le e, perché io Marco Buonamico lo presto alla Fortitudo, perché la Fortitudo deve vivere e deve stare Marco, possibilmente deve... abbastanza in una buona posizione. Marco deve sapere, allora, Marco ci vince lo scudetto a maggio, che okay? Marcando Bob Morris, sei punti importantissimi, sei... e stavo per andare a Duke University, ok, ti ricordi, in America, attraverso di me. Porelli improvvisamente presto Marco, giovane, alla promettente, alla Fortitudo Bologna. Allora gli dico, allora mi sono arrabbiato con Porelli. Porelli, buon amico, già presto mi sta veramente sulle croste, alla Fortitudo. E Porelli dice, coach, non posso dire tutto quello che hai detto. Tiene una parte. Non capisci un H, non hai detto H, ok? Quindi, però non capisci niente, cioè la Fortitudo deve essere forte, deve proprio... E mi ha fatto capire, dopo 3 anni, ok? L'importanza della Fortitudo, del derby, eccetera, Basket City, e la infatti Marco è andato proprio terzo posto con la Fortitudo sotto John McMillan, e anche finale della Coppa Corac, quindi grandissime cose. Poi ti ho ripreso Marco l'anno successivo, che okay? Sei tornato da noi, assolutamente. Quindi sì, Porelli mi ha fatto una grande lezione sull'importanza delle due squadre in Serie A a Bologna. Senti, è così. È possibile fare un paragone fra Bologna e Milano o non è neanche il caso di metterci, essendo talmente diversi i contesti? E due contesti diversi, questo, come dice, primo amore, secondo amore, non so cosa dire, ok? Certo. Cioè, primo trionfo è stato qui con la Coppa Italia, con Renato Loras e compagnia, primo scudetto con la Virtus, che non dimentico, sono qui per questo motivo, oggi, ho scritto il libro per questo motivo, perché non è stato la mia Coppa Italia, il mio scudetto, sta la Coppa Italia, tutte le persone scudette, certo, che sono dentro questo libro, Giorgio Moro, Francesco, tutti quanti, che ringrazio, tutti i giornalisti che mi hanno stangato più volte, che anche se lo leggete, Vespignani, racconto quello che è dentro il libro, che rubo 2 pagine del libro. Noi vinciamo lo scudetto nel 76, finiamo l'anno con, non so, abbiamo vinto
23 delle ultime 24 partite, ok, perdevano solamente la fine quando abbiamo vinto lo scudetto a Cantù. Cominciamo l'anno successivo con 8 vittorie in fila, ok? Cioè, fai conto, 32 partite abbiamo visto, 32, una roba così, una roba pazzesca. Vespignani esce con un articolo contro di me, staccandomi la testa, ok, massacrandomi. Allora io non capisco, allora, però molto sportivamente chiamo Luigi e dico, Luigi, avessimo perso qualche partita potrei capire, ok, però abbiamo vinto tutte le partite possibili, com'è questa storia qua? E Vespignani mi dice, Dan, tu devi capire, io devo capire, ok, se mi abbasso a calpare, io devo capire, tu devi capire, se io scrivo sempre bene di te, i miei lettori si annoiano e non mi leggono più, quindi ogni tanto ti devo fare un 48, altrimenti i miei lettori vanno all'altra parte, tu devi capire. Allora, cosa puoi dire davanti a una logica così? Vesp, grazie per la spiegazione, ci vediamo al palazzo. Okay, del tutto esauriente. Volevo chiederti, Dan, se c'è qualcuno che voglia di farti una domanda, lo prendiamo? No, in Italia, prima di tutto, nessuno fa mai una domanda. Ok? Però per curare questo, dico, avete il diritto, parola diritto, di 5 domande. Prima, ok. Prima domanda. Prima domanda. Ma qualcuno che rompe il ghiaccio. Prego. Stavo per dire seconda domanda. Sì, c'è anche il microfono. Questo qua funziona, il gelato. Prego. Sì. Volevo fare una, intanto grazie coach per averci allenato, io ero a Palazzo quando abbiamo vinto lo scudetto, quell'anno lì ho iniziato a guardare il basket quell'anno. Volevo fare una domanda un po' polemica, un po' così, fuori dalle righe. Tu hai lasciato la Virtus in mano a un giocatore che è diventato forse il coach più vincente nella storia della Virtus, perché l'hai lasciato in mano a Terry Driscoll che in 2 anni ha vinto 2 scudetti. E quegli anni lì tu cosa hai pensato ogni tanto? Ma ho fatto male andare via? Sono rimasto? Stavo male per aver perso lo scudetto, ovviamente. Però che Terry sarebbe diventato un allenatore, era già un allenatore in campo, un campione vincente. Poi sono tuttora in contatto con Terry. Potrei scrivere un libro su Terry perché lui era veramente, racconto anche nel libro di lui quando Franceschini, che giocava per Giro Bologna, stava picchiando John Roach e John stava per farsi espellere e c'era il time out. Time out è stato così. Io cerco di ragionare con John Roach, che era impossibile, impossibile, era arrabbiato ogni volta. John, ascoltami, non devi farti provocare Franceschini. Se vieni espulso, verrai squalificato, ti perderemo. Sto ragionando come una persona normale. John Roach, letteralmente il fumo usciva da ogni parte di lui. Ah, se lui mi tocca ancora, coach, lo stacco la testa. Così era il discorso, ok? Non mi ascoltate neanche 30 secondi di niente comunicazione, che okay? Io sto parlando, lui non sta ascoltando. Al 31esimo secondo Driscoll mi prende per braccio così. Ha fermato il sangue per mezz'ora, ok? Quindi mi dice, Dan, lasciamo perdere, ci penso io. Finisce il time out, torna in campo. Ricominciano a giocare. Improvvisamente noi stiamo andando davanti alla mia panchina in contropiede, 3-1. L'arbitro non fischia mai in questo... Beep, fischio. Cosa succede? C'era Franceschini, quello che piccava Roach. Steso con una aperto una cosa una, di 5, 6, 7 punti di sutura proprio sopra, spaccato sopra, sai quando sopra ok, sotto ok, però quando ti spaccano la sopracciglia è difficile mettere tutti i pezzi insieme. Questo era Franceschi, sangue dappertutto. Questo era Terry Driscoll. Tu vai a menare il mio compagno, io ti spacco la faccia. Hai pass me. Seconda domanda. Giorgio Moreno. Sì,
Questo è un signore che ha giocato nella Virtus, eh? Giovanile. Non è una domanda. Hai giocato nella prima squadra? Sì. Prima di me? Non era ancora arrivato Dan, esattamente. Non era ancora, scusate, non è una domanda, è un elogio, si può fare. Certo, vai. Allora, non è una domanda, Dan non ha solo allenato la Virtus, se permettete. Io ho una visione molto più completa di Dan. Dan è venuto e, se permettete, ha insegnato il valore dei ricatti nella pallacanestro che si chiamano pacchinati. Adesso faccio un'imitazione di Dan. Però tieni il microfono vicino alla bocca. Dan nell'intervista diceva, c'è Terry Bell, molto buono Terry, ma forza mia squadra, è Mario Martini. E, cioè, ha valorizzato i giocatori. I benchmen. E si sarebbero fatti scannare per lui. Poi, se permettete una cosa, ha insegnato una cosa che in Italia non c'era nella pallacanestro, che si chiama la cultura sportiva. Dan ha insegnato a scrivere gli articoli essenziali, a fare le telecronache non prolisse, ce ne sono ancora oggi degli esempi quasi insopportabili. Quindi non è una domanda, ma è un grande. Ciao Dan. Ciao Giorgio. Vai Dan. Nel libro c'è anche la storia di Mario Martini, che l'anno del scudetto, pur scudetto, c'era Lores con il Fortitudo, e loro avevano il mitico Asa Nikolic in panchina, Lores, una buonissima squadra, Fessor Leonard, Amos Benevelli, una squadra veramente, e Dodo Rusconi, un grande campione playmaker. Abbiamo vinto il primo derby nella pool scudetto, 17 punti, una roba così. Secondo, loro sono prontissimi, partono a razzo al decimo minuto, 24 Fortitudo, 11 Virtus. 24-11 in 10 minuti. Un disastro. Se perdiamo questo, è un disastro. Non vinciamo lo scudetto. Massimo Antonelli gioca malissimo. Peggio non era possibile. Allora io chiamo time out e di nuovo i miei time out non erano granché i time out, ragazzi, ok? Quindi cercavo di spiegare, ma qualche volta non mi... Allora stavo per dire, Massimo, tu devi darti una mossa, eccetera, così. Arriva il suo miglior amico, che era Mario Martini. Massimo, cretino, ok? E poi l'ha riempito di insulti, sei addormentato in campo, non posso dire tutte le parole che ha detto Mario, ok? Non lo posso dire, una raffica di insulti, ha detto, se non vuoi giocare, digli a Peterson che non vuoi giocare, esci dal campo. E Massimo era stordito, Massimo dice, era così, Massimo dice, ma Mario, cosa stai dicendo? Sono svegliissimo. E Mario ha raddoppiato tutto, gli insulti, ok? E Massimo ancora disorientato, gira e cerca un appoggio da qualcuno, un compagno, e tra gli dice, stai zitto, cretino, ha ragione Mario, datti una sveglia. Così. Non ho detto una parola durante il time, ha fatto tutto Mario. Torniamo in campo, Antonelli comincia a dare. Finita la partita, Antonelli, fra tempo regolamentare e un supplementare, 9 su 9, chiuso, no, da lungo, non c'era tiro da 3, ma sarebbero oggi tutti i canestri da 3 punti. Scudetto grazie a Mario Martini in quella partita e Marco Bonamica nella partita a Varese. Grazie coach. Terza domanda. Prego. Salve, io sono un recente appassionato di pallacanestro e sono venuto stasera per farmi una cultura sulla pallacanestro di una volta. E quindi io le chiedo un difetto e un pregio del movimento italiano di qualche tempo fa. Grazie mille. Well, ovviamente quando c'erano pochi stranieri nel campionato, la squadra nazionale italiana, anche con due stranieri, uno alla mia inizio, due al mio quinto anno con la Bologna con John Roach, è stata la prima volta per me un secondo giocatore americano. La nazionale italiana ha fatto delle cose eccezionali, secondo posto
in un'Olimpiade nell'80 con Sandro Gamba, poi con Gamba ancora oro negli europei dell'83. Poi un momento difficile, non qualificato per le Olimpiadi. Poi con la generazione di Carlton Myers, Dennis Marconato, come Tanjevic allenatore, tutti, Ettore Messina all'inizio con il secondo posto nel 97, una nuova salita della nazionale italiana, approfittando perché i giocatori italiani molto bravi si sono adeguati alla realtà di più giocatori stranieri nel campionato. Poi anni di buio, adesso stanno tornando fuori grazie anche a Romeo Sacchetti, che ha fatto un lavoro eccezionale, e Gianmarco Pozzecco, che sta facendo adesso un lavoro, cioè quello che ha fatto qualificarsi per il mondiale eccezionale, e i giocatori italiani, guarda Fontecchio nell'NBA, quindi è una cosa che va così come i bioritmi, ok, però adesso sono molto fiducioso per il basket italiano, perché sono andate alle Olimpiadi e per un millimetro non vanno avanti a fare qualcosa. Anche questo qui, la qualificazione, cioè povero Fontecchio che ha sbagliato un paio di tiri liberi, mi dispiace per lui, complimenti per lui, quello che fa nell'NBA adesso. Il basket italiano sta andando così. Il livello di club, vedrai che prima o poi sia Virtus che Olimpia Milano si adegueranno a questo livello di gioco, perché questo è lo scritto per la Gazzetta, l'Eurolega più forte di tutti i tempi. Tante squadre, quando allenavo io, due squadre fortissime come in Turchia, Efes e Fenerbahce, non c'erano. Due squadre greche forti come Olympiacos e Panathinaikos, non c'erano. Due squadre tedesche come Alba Berlino e Bayern Monaco, non c'erano. Squadre francesi forti, non c'erano. Adesso Monaco di Baviera, venerdì va a Milano, durissimo per Milano, durissimo. Ai tempi non era così. Adesso sono Spagna, non se ne parla neanche, ok? Spagna ai miei tempi, Barcellona, Real Madrid, amen. Amen. È molto più difficile adesso, quindi anche le squadre di club, e bisogno di più club italiani in grado di affrontare economicamente palestra, tutto, un'Eurolega. Se abbiamo questo in Italia, vedrai che il basket italiano tornerà come era agli anni d'oro. Segnalo una cosa che mi raccontava il coach prima sul clima di una volta differente da quello di adesso. Questo signore, assieme credo a Dino Costa che è in sala, eccolo, è salito su un pullman dei tifosi della Fortitudo per andare Peppino Cellini, sì, giusto. Dino, sì. E un omaggio a Peppino ci stava perfettamente, scusate se ho fatto confusione. Grazie. È salito su un pullman di tifosi della Fortitudo per andare a tifare Fortitudo da allenatore Virtus a uno spareggio, giusto? Questo era lo sport dell'epoca. Adesso sì, Nemmeno potresti concepirlo, immaginare. No, l'ho fatto due volte, cioè, nel 75 lo spareggio, sempre a Genova. A Genova c'era Fortitudo, Duco Mestre e Roma, la Stella Azzurra Roma di Valerio Bianchini. Chi non vinceva andavano a due, chi vinceva il torneo rimaneva in A1. Fortitudo ha battuto Duco Mestre, poi ha perso le finali per 3 punti, però sono andate in pullman con la fossa dell'allenatore del Virtus, in pullman con la fossa del Leone. Cioè, nessuno ha battuto Cile, c'è proprio un'idea divertentissimo, perché un ragazzo, sai, un microfono tipo questo, davanti in ogni pullman c'è un ragazzo della Fortitudo, ha intervistato Maurizio Ferro, voi conoscete Ferro, bolognese, doc, ok? Ha giocato anche in Virtus. Fortitudo e anche in Virtus, Maurizio, e per 2 ore, un'ora, Ferro ha imitato perfettamente Asa Nikolic. Con accento, con voce, tu chiudevi gli occhi, era la risposta esattamente quella che avrebbe detto Nicolas, ok? Per un'ora. Seconda ora, come Dino Guerrieri, cioè è stato anche qui perfetto. Quindi io e Peppino stavamo male dal ridere dopo l'arrivo a Genova, poi mi dispiace. Poi nel 77, quando c'era Marco con la squadra, sono andato a vedere la finale proprio della Coppa Korać a Genova contro
perché ho jugoplastica, ok? Quindi mi è dispiaciuto perché volevo vedere la Fortitudo vincere con il mio ex giocatore, ex vice allenatore John McMillan. Non è stato possibile, però è una grande impresa. Dedichiamo un applauso anche a John, che non c'è più e se lo merita tutto. E uniamo magari Gigi Serafini e le altre persone che non ci sono più. Quarta domanda. Prego. Ultima domanda. Last question. Ultima. Grazie Dan di essere qui. Spero di non essere antipatico. Dualismo Bologna-Milano. Io sono bolognesissimo, virtusino, e penso che Bologna sia speciale in tutto, però forse ci manca qualcosa che Milano ha. E a Milano cosa manca di Bologna? Well, no, non saprei come rispondere a questo che con diplomazia, che sono due entità diverse sia come città che come società di basket, okay, come squadra, pubblico, palazzo, eccetera. Devo dire questo qui, mi sono divertito al limite qui a Bologna, ma anche a Milano. Ho avuto la fortuna, il piacere di avere grandi squadre, grandi campioni, grandi risultati. Mi ha riempito di grande soddisfazione, perché non c'è niente meglio per un allenatore che vedere la squadra dare il massimo. Questa è la cosa che chiedo io sempre. Quindi tutto lì. Come città, due entità totalmente diverse. Questa è una città, definisco Bologna un abbraccio, Milano un grande abbraccio, ok? Quindi è più grande tutto lì. Una domanda ancora. Ah, quindi non era l'asta, quasi. È la quarta. C'è spazio, se volete, per un ultimo quesito. Amici sportivi e non sportivi, veramente grazie per essere venuti questa sera. Grazie Alberto per l'aiuto. Grazie a te, Dan. Grazie Roberto per tutto. Un onore e un piacere. Laura mi ricorda di dirvi, Renato, siamo nel 2022, ok? Sono su TikTok. Trionfo. TikTok. Non ce lo saremmo ogni, mai ogni giorno c'è una puntata di due minuti del coach con TikTok, basket, anche wrestling, mi dispiace dirlo, però anche wrestling. Quindi, ragazzi, amici, due cose prima di salutare il coach. Chi desidera che la sua coppia, intanto saluto Gigi Tarieri, Sandro Crovetti, un sacco di persone che non ho salutato e che meritano la loro citazione, la citazione della loro presenza qua. Se cortesemente qualcuno ci porta un tavolino qua, il coach fa il firmacopie. Non vorrei vedere la fila all'italiana, tutti ammassati, tutti in orizzontale, ma possibilmente una fila ordinata là, là. E io prima, scusate, prima del firmacopie, volevo cortesemente invitare il professor Roberto Corinaldesi, eccolo qua, antiche istituzioni bolognesi, vieni Roberto, che semplicemente ci dice cosa è stato fatto anche col conforto della Virtus. Dacci, Luciano, dacci un attimo il libro che lo facciamo vedere. Eccolo qua. Roberto. Ci siamo permessi di scrivere e raccogliere questo libro in cui vi sono esperienze che riguardano la storia della nostra città, una serie Roberto, di capitoli che riguardano i monumenti di Bologna, i personaggi di Bologna, e c'è in particolare un capitolo che riguarda i Petroniani e il pallone, cioè, e parla di quegli sport sferistici che hanno entusiasmato, chiamato l'animo dei bolognesi. Vale a dire il calcio fiorentino, il pallone quadrazzale, il calcio e la palla canestro. E a questo proposito, c'è proprio in questo capitolo, si parla di Dan Peterson, si parla in particolare di quel grande amore anche mio che è la Virtus. E devo dire con piacere che la Sef Virtus fa parte di questo gruppo di antiche istituzioni bolognesi che da diversi anni, io ho il piacere, sono 27 istituzioni oggi, che io ho il piacere di coordinare per quanto riguarda queste iniziative. Vi ringrazio. Grazie davvero al professor Corinaldesi, che è un'istituzione bolognese lui stesso, questo lo possiamo tranquillamente dire, ed è un grande appassionato anche di sport. Grazie Bobo, davvero.
La fila è abbastanza ordinata, fate i bravi, se no chiamo la forza pubblica che faccio sgomberare, mi raccomando, disciplinati e ordinati. Ciao ragazzi, grazie di tutto, buon Natale a tutti anche da parte mia, ciao. Basically.